queste due cose lo sentite e capito che questa signora è stata in qualche modo guarita dalla sua fede. Mi chiamo Anastasia, sono una studentessa e svolgo un ministero part-time. Da quando avevo circa 4 anni, mi è stata diagnosticata l'asma, quindi non ho mai potuto veramente correre, nemmeno muovermi velocemente. Qualsiasi sport mi impediva di respirare. Non appena iniziavo a tossire, mi ritrovavo in ospedale con tutte le iniezioni, pillole e trattamenti di ogni tipo. Abbiamo provato di tutto. Quando mi sono trasferita nel Regno Unito, non avevo quasi più speranze. Mi sono arresa alla malattia. Era come se, tal che c'è, sì, l'asma. Quindi ho intenzione di abbracciare la mia asma e di conviverci al meglio. Una settimana dopo aver detto questo a me stesso, sono stato invitato al CRC. Quando sono entrata, ho sentito la testimonianza di una donna paralizzata. Non poteva camminare e Dio l'ha guarita in modo soprannaturale perché si era aggrappata alla sua parola. Si aggrappò alla sua parola. Ed è stato quasi come se Gesù avesse detto, sai, io, pienezza di vita per te, la vita in abbondanza. Non voglio che tu, sai, ti accontenti di un pezzo. Un pezzo. Voleva darmi la pienezza della vita. E frequentato il mio ritiro. Mi sono battezzato e sono stato riempito di Spirito Santo. E poi ho deciso che avrei preso la mia guarigione proprio come quella signora in un sermone. Sono uscita nel mio parco locale e ho detto, Dio, sto correndo verso quel punto. Ho corso quei 100 metri, ma sono quasi morta. E poi ho pensato, ok, ti darò un'altra possibilità, Gesù. Non mi arrenderò, ci proverò. Il giorno dopo ho corso la stessa distanza, ma non ho usato l'inalatore. Mi sentivo ancora malissimo. Qualcosa si è mosso dentro di me a livello fisico. Dopo circa un mese, potevo correre completamente. E ho deciso di buttare via il mio inalatore. Da allora sono passati 3 anni. Non ho un inalatore né alcun tipo di pillola per l'asma. Non ne ho mai avuto bisogno perché ho detto, io da parte mia dimostrerò che mi fido di te, Gesù, e tu da parte tua sarai responsabile della mia vita. Subito dopo sono corso a sperare nella giustizia e non mi sentivo di morire. Questa è la mia testimonianza. Dio mi ha guarito fisicamente. Dio ha anche usato la mia leadership per. Continuavi a farlo. Crescita spirituale. Se non fosse stato per le persone del CRC, non sarei mai stato riempito di Spirito Santo. Non avrei mai trovato la speranza. E penso che la guarigione fisica che Cristo ha portato a me, senza le persone che mi stanno facendo crescere, non sarei mai stato in grado di continuare a camminare con Cristo. La CRC è preziosa per diffondere il messaggio di speranza e di fede. Vi ringraziamo per il sostegno a questa causa meritevole. Se avete visto questo video e avete bisogno di sostegno in un'area specifica o volete conoscere Gesù Cristo, non esitate a contattarci inviando un'email a info@circlondon.com o visitate il nostro sito web per avere maggiori informazioni. Siamo qui per aiutarvi nel vostro cammino.